Salve avventurieri, io sono Phoenix, vi do il bentornati su Kingdom Come Deliverance. Dunque, ci siamo appena svegliati dal mulino di Rathane, l'abbiamo riposato per salvare e per l'appunto far passare un po' di tempo per magari far calare un po' il bonus del nostro l'ultimo, diciamo, reato. Per cui direi che oggi o ci andiamo a fare questa missioncina di trovare gli usignoli, oppure andiamo direttamente a Rattei e proviamo a fare la quest principale, a iniziare il nostro, per l'appunto, addestramento. Anche se sono parecchio curioso di provare a fare la quest dedicata al cacciatore, prima di andare avanti. Se siamo fortunati, potremmo anche sopravvivere e portare a casa un po' di soldi, oltre che la tanto bene amata Gloria. Quindi, quello è il ponte. Qui incamminiamoci. Incamminiamoci. Questa è una stalla. Speravo di poter trovare magari un'arma, che ne so, un bastone perlomeno. Oh, cielo. Gli ambienti sono una meraviglia. Funge veramente da Dio anche come Walking Simulator come gioco. Funge molto 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 bene. Il mucco. Qua dei campi. Che bellezza però. Mannaggia loro, mannaggia. Ah, saremo anche abbastanza vicini per dare l'anello al mugnaio. Allora, noi andiamo andando di qua praticamente. Raggiungeremo il bosco quasi direttamente. Andiamoci a fare questa prima di tutto. E poi in caso proveremo ad andare direttamente a consegnare l'anello, va? Prima di andare avanti con la quest principale. Come ormai saprete, come vi ho sempre detto, giochi del genere vanno presi con molta calma. Almeno io personalmente amo prenderli con tanta calma, facendo le cose un po' per volta, proprio tranquillo. Tanto non ci corre dietro nessuno. Oh, beh, cielo, ci sarebbero i kumani che ci corrono più o meno dietro. Lei è un cittadino? È un viandante, salve. Salve, viandante. My respects to you, sir. Speravo di poter commerciare, ma non è andata così. I covoni di fieno. Una forca almeno da fatemi trovare, per favore. Fatemi combattere con la pala. Mi piacerebbe combattere con la pala, effettivamente. Anche se immagino che avremmo dovuto quasi per forza di cose andare avanti prima con la quest principale. Almeno ora forse saremmo usciti armati da tutto ciò. E nel caso di attacchi da parte di aggressori ce ne saremmo forse riusciti a cavare? Forse è la parola giusta. Ok, che abbiamo ancora i nostri pugni nelle mani, però contro una spada non mi ci metterei onestamente. Allora, ok. Poi sarei tentato per tornare indietro di fare il viaggio rapido, ma sono quasi pronto a scommettere che verremo attaccati, perché comunque quando facciamo il viaggio rapido non è che è così immediato. Noi ci facciamo tutto il percorso a piedi, tramite la pedina che c'è sulla mappa. Consumiamo sia energia che praticamente che sazietà, per cui ci affamiamo, e abbiamo la possibilità di venire attaccati lungo il percorso. Che non è propriamente piacevole in una situazione come questa per noi, essendo disarmati come mai nella storia. Allora, ci siamo quasi qua intanto. Che figata che è. Ancora qualche piccolo problemino di praticamente degli oggetti che appaiono man mano che vai avanti, un po' troppo, diciamo, all'improvviso, però ci siamo.
Diciamo che comunque stiamo ancora giocando prima della mega patch che deve uscire i primi di marzo. Accampamento taglialegna? Ah, è l'ora del pasto. Cuoci oggetto. Non volevo. Ultra. Oh, madò. Perché? Perché maledizione, ho sbagliato. Infatti, guardate la stamina come si è ridotta per essere troppo sazi, troppo pieni. Mannaggia, no, mannaggia. Tacci. Allora, comunque, tanto per gradire, io mi equipaggerei anche un arco. Che abbiamo tre frecce e basta. Però, nel caso, sarebbe carino poterci almeno, quantomeno, difendere. Ok, ci siamo quasi. Siamo quasi allora alla zona di interesse. Ok, siamo dentro. Ci dobbiamo. Fare ben caso. Dovrebbe essere quassù in alto, forse? Allora. Dov'è? 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 Faccio usarla. Ok, è proprio qua, praticamente. Inventari, come faccio a usare io la trappola? Ok, inventario. Ah, come la uso? Forse con delle abilità? Ah, no, non ce l'ho detto. Missioni. Uccelli di bosco. Cacciatore diretto sono nativi in direzione della foresta. Non mi definirei un appassionato di... Trova gli usignoli. Ho visto un segnalino qui. Maledizione con sti freeze, però. Ah, Valeriana.
Allora, uno degli usignoli che mi stanno assordando è qua. Minchia, faccio a piazzare la trappola, però. Come si fa a piazzare una trappola? Proviamo a scartarne una. Alol. Dobbiamo solo attendere noi. No, è ancora vuoto. Allora noi andiamo a caccia degli altri intanto. Se il discorso è soltanto di dover attendere. Andiamo a fare prima gli altri. Andiamo a piazzare prima le altre trappole. E poi vedremo. Attributi. Ok. Siamo ancora dentro. Tendi le orecchie, Phoenix. Tendi le Non lo voglio borseggiare, maledizione! Può essere che abbiamo avuto culo ed erano tutti quanti e tre là. Cioè, in questo gioco non ci spero più nella fortuna, visti i trascorsi. Però, se capitasse, non sarebbe neanche male. Anche se ne dubito, vediamo. Sì, abbiamo ancora un po' da camminare per raggiungere l'estremità della zona in cui potrebbero essere. Qualora non trovassimo nulla, ci faremo un giro nella zona centrale del bosco. E nel caso, torneremo a mettere tutte le trappole là nel puntalino B. Mamma mia, che bellezza comunque, però.
Ecco, avrei detto più questo un usignolo, non quella bestia dell'inferno che abbiamo sentito laggiù in fondo. Però era come suono, che si è imitato il cacciatore. Per cui io mi fiderei. Mi fiderei decisamente. Anche perché qua non sento un cazzo. Comunque, abbiamo trovato della Valeriana. La Valeriana, se ben insegno a mia madre, dovrebbe servire per facilitare il sonno, o cose del genere. Immagino che quando faremo un po' di alchimia lo scopriremo, magari provando a fare qualche decotto vario. Vedo l'ora di sbloccare tutta quella parte là. Ho scoperto caccia al cervo. Ci stiamo allontanando però un po' troppo. D'accordo, allora. Ok, niente. Devo andare in questa zona un po' centrale. Ma a quanto pare era più semplice del previsto, quindi torniamo direttamente laggiù. Dobbiamo già pezzare le nostre trappole. Ah no! Qua, ok. Cos'è un rudere? Un rudere? Abbiamo catturato quindi? Ok, molto bene. Allora, andiamo a farci questa zona qua così. Molto carina. Sì, decisamente simpatiche come queste. Allora, questi sembrano gli alberi che piacevano alle cose, gli usignoli, sia nel punto C che nel punto B dove siamo già stati. Ok, noi facciamo questa strada così, tre track. Cerchiamo di triangolare un po' il richiamo.
non dovrebbe essere neanche così tanto difficile perché, bene o male, fanno tanto casino, quindi non dovrebbe essere complicato da trovare dove sono. Ah, qui non si passa. Facciamo un altro. Non so se abbiamo avuto fortuna. Bellezza anche i suoni qua del bosco, comunque. Veramente sono incantato da sto gioco. Sì, ha già preso. Adesso ce ne mancherebbe una sola. Oh merda! Merda! Mi arrendo! Sì, vabbè, però. Ok. Maledizione. Ai. D'accordo, quindi è andata questa. Mannaggia però. Quanta violenza! Ok, dobbiamo assolutamente procurarci un'arma prima di andare a fare altri tipi di subquest. Per cui, prima di tutto, ci andremo a fare quindi la quest, praticamente quella del campo d'addestramento, e entreremo nel corpo di guardia. Poi andremo a farci un po' di caccia all'uccello, come si suol dire. Per cui direi che dopo questa tragica morte, come al solito, vi saluto, vi ringrazio per il video e alla prossima. Ossequi, signori, ossequi.